Welcome friends, benvenidos amigos, ciao amici, scusate per la voce, ma non sto molto bene, mi è arrivata la ipicamera di sorveglianza della Agara, o si pronuncia Aquara, non lo so esattamente, di Xiaomi, per questo ringraziamo Gearbest. Questo modello ha un angolo di visione di 180 gradi ed ha 1080 in alta definizione e supporta delle temperature che vanno da meno 10 a 40 gradi, 5 volt 1 ampere, e la possiamo accoppiare al sistema domotico d'allarme Gateway di Xiaomi attraverso l'app che troviamo su Play Store My Home. Procediamo. Ok, togliamo questa plastica. Scusate ancora per la voce, cerco di alzarla, ma è venuto all'improvviso oggi. Così. Vediamo come si apre. Un momento. Forse è così. Sì. Cosa abbiamo? Qua abbiamo la sua base magnetica, se la volete fissare. Il suo spillettino che poi ci servirà per accoppiare al gateway e dei fischer. Qua abbiamo il suo caricatore cinese. È vero, cinese. Adattatore, fortuna che ne ho uno. Cavo. Micro USB, USB. Intanto questo dobbiamo aprirlo. Questo se lo volete fissare a soffitto, a parete. Ok, facciamo un po' di pulizia. Vediamo cosa c'è ancora. Beh, un manuale di istruzioni in cinese, che non ci interessa. Eccola qua. Riusciremo a aprire la scatola. Eccola. Ben chiusa, grazie al suo sacchetto. Scusate, piccola, molto compatta, molto molto compatta, bella. Potete tranquillamente dialogare se c'è un in casa, un familiare, e sentire anche la voce. Adesso andiamo ad accoppiarla. Bellina, molto molto leggera. È la prima che c'ho. Adesso vediamo come funziona.
Stavo dimenticando una cosa, ragazzi. Qui ci va dentro la micro SD. Potete tranquillamente registrare il video. E la spillettina non serve per accoppiare, serve per resettare nel caso che avete cambiato il wifi, c'è qualche problema, la infilate qua. Logicamente deve essere attaccata all'alimentazione e resettate il tutto. Ok? Bellina, veramente caruccia. Mi si è già sporcata. Adesso la colleghiamo. Prima non ho visto che è regolabile, ragazzi. C'è la sua plastica che non ci serve. Allora, la colleghiamo. Collegata da questa estremità. Ok, collegata. Ci siamo persi? Io no, voi sì. Purtroppo quando l'ho collegata, che non stavo registrando, si è messa a parlare in cinese. Ci sono tre LED accesi, fissi, e uno lampeggiante. E adesso vediamo di accoppiarla al gateway. Adesso accoppiamola con l'app MyHome. Lui l'ha già riconosciuta, comunque. Eccola qua. Basta andare nel wifi. Non c'è neanche bisogno di andarla a cercare. L'avete sentito? Siamo a 50. Fatto. Ok. Ci siamo. Io in questo momento nell'app Mi Home, attraverso il gateway, ci ho collegato la IP camera gara, il gateway e dei contatti Xiaomi. Per mettere in allarme il tutto, ragazzi, io faccio semplicemente così. Ok. Poi sto aspettando che mi arrivi anche il pulsantino, così posso farlo da lì. Adesso io ho appena messo una scorciatoia per aprire direttamente sullo smartphone l'IP camera. Vedete questa icona? Ok. Attenzione a non dire una certa parola. Sorry. Se no mi apre qualcos'altro. Dopo, ok. Infatti avevo appena tagliato un pezzo. La visione è circolare. Una cosa vi devo dire. Non va in modalità allarme. Cioè, se vede qualcuno non suona. Questo modello no. L'app ha la funzione, come vedete, no? Ma non lo fa. Suona solo se aprite la finestra. In questo momento non ce l'ho su questa finestra. Suona solo se aprite la finestra con il contatto Xiaomi e vi fa anche il filmatino. Poi ha l'infrarosso, cioè vede al buio, però vi dico già che i LED che ha per vedere al buio sono pochissimi, perciò vedrete malissimo. Vedrete, ma malissimo. Ve lo dico già, ok?
Vedete dove l'ho messa? Su questa, diciamo, mensola. Considerazioni finali di questa IP camera. Costa pochissimo, adesso mi pare, non so, dai 20 euro circa. È veramente base, come ho detto prima, non suona assolutamente. Se vede qualcuno, suona solo quel contatto, però se avete il contatto alla finestra fa la sua funzione, potete parlare tranquillamente. Se vedete qualcuno in là in casa, un ladro, o se c'è qualcuno, un vostro familiare, potete comunque interloquire. Io rimango del mio avviso, meglio le IP camera della IZ-Viz, è un sistema molto molto migliore, però questa è la prima che mi arriva, se me ne arriveranno altre vedremo. Ok? Sì, compratela pure, nel link vi lascio in descrizione, però sappiate che dovete abbinarle a un contatto. Il contatto basta che sia collegato al gateway e lui comunque suona. Noi ci vediamo un prossimo video e ciao! E mi raccomando, tanti bei pollicioni, iscrivetevi al canale, anzi a entrambi i canali, e condividete il video. Ciao!